Niente, da quello che hai detto, appunto, che emerge nel libro questa sparizione della funzione pubblica, oramai siamo in mano della lobby dei costruttori, e questo luogo, Fonte Vanvitosa, è una sorta di punto di non ritorno, perché da qui, diciamo, è l'ultima periferia, da qui poi, in sostanza, c'è una sorta di carta bianca, fate il vostro gioco. Da qui la Cerchignola Sud, per esempio, ecco, la situazione di Torquay 92 è abbastanza evidente quello che sta succedendo lì. Hanno dato una cornina in mano a Caltagirone e gli hanno detto qual è il vostro gioco? Casette, loculi, e poi tutto questo è contornato dal resto di Roma Sud, da situazioni di emarginazione, vedi la 2138, situazioni di degrado come Spinaceto anche, quindi c'è un po' tutto eterogeneo. Non riqualifichiamo, piuttosto facciamo fare delle casette così e andiamo avanti. Poi si alternano ovviamente su questo territorio anche le grandi opere, come avete parlato, insomma, in particolare del nuovo centro congressi, con davanti le due torri della finanza. Quindi ecco, non sembra trovare cittadinanza proprio il concetto di riqualificazione, magari potrebbe essere un modello da esportare anche all'estero, no? Come dicevi tu. Andiamo a riqualificare la 2138, lì ce ne sono tanti di case armoniche che cadono a pezzi. Niente, quindi convivono queste due realtà, il nuovo senza infrastrutture e la periferia estrema della 2138, il caso più vicino, ma c'è il Serpentone, la Bella Monaca nel vostro libro. Quindi niente, non, come mai questa amministrazione non punta mai, non sembra mai battere quel percorso, la riqualificazione, di uso e niente, tutto contornato ovviamente dall'assenza di infrastrutture. Qua secondo me, guardate, io non so un tecnico, insomma, non sapete, però facciamo finta che hanno creduto che la macchinetta girava sempre bene, perché questo, conoscendo qualcuno che ha fatto parte dell'amministrazione vecchia e anche quella attuale, che loro ci abbiano la testa, che tanto tutto dura, ma che volete, Roma ha campato 160 anni con la macchinetta dei palmattoni, ma che volete, che adesso non va bene? Non va più bene, ecco, e questo è un fatto insieme grave e insieme la grande speranza che ci abbiamo. Insomma, noi siamo veramente, questo paese sta rischiando molto, insomma. Ogni sera che accendiamo la televisione, no, c'è sempre qualche rischio che, boh, al di là che verrà pure bombato, però non c'è dubbio che si sono fermati per sempre i motori di uno sviluppo a cui eravamo abituati, la generazione nostra più grande, insomma. La pubblica amministrazione a Roma, insomma, che volevate che non si trovava un posto nei tanti luoghi, dal ministero alle scuole, a questo che sta vicino a noi, ai grandi uffici pubblici, no? Ma che non c'era posto? Stamattina è finita. Quando loro hanno fatto l'ultimo governo, il governo Monti sta facendo i provvedimenti per restringere, no, la spesa pubblica, dice che sembra 5 persone che se ne vanno, ne entra uno. Stamattina è finita. Bisognerà che qualcuno ragiona che questa città non c'ha più questo elemento, no, straordinario di sviluppo. Secondo elemento straordinario di sviluppo, così ti rispondo alla domanda, ma non c'è dubbio che questa macchina è cresciuta, tutti noi abbiamo bisogno di una casa, i nostri figli hanno bisogno di una casa, poi la casa per fortuna ce ne siamo fatte anche più grandi, quindi abbiamo fatto questa macchinetta è finita per sempre, lo dicono i costruttori, le persone veramente, io ne conosco tanti, i costruttori se ne parla male e se va bene, alcuni sono veramente bravissimi per tutto, te lo dicono loro, e guardate che più di 200 euro, 200 euro, la gente normale, c'è una fascia della popolazione romana che sta bene, è ricca, eccetera, ma la fascia normale, più di 200 euro lo spende, ma 200 euro lo guardi, la vita, insomma, ma se è fortunato a trovare una casa abusiva, la riga che costa
caso c'è un dramma, c'è un filo, c'è una cosa che non appesta l'aria in questo modo, invece che finiranno i nostri figli, non sono di nessuno, tanto come sulla vita, sì, tanto che vuole, ma come che vuole, io quando torno a Roma da fuori, che insomma da Roma sta più in bassa, poi vedere una nuvola netta, allora io non penso perché ormai insomma stiamo camminando, il bambino se vestiva, ma perché una condanna? Ma si può fare dei miei, i paesi civili fanno terapia, a Parigi hanno fatto una terapia in 3 anni, questo è fatto, e loro hanno 14 linee della metropolitana e ferroviaria di Francia, cioè sì, è il funzionamento del pubblico, questa è tutta la cosa che dà la speranza che c'è un futuro, questo è un paese potente dal punto di vista manufatturiero, potente perché c'è gente, io non incontro mai, no? Quelli che vediamo ogni sera, quello lì che si è fregato 14 milioni dell'altro, io non incontro mai, io incontro sempre gente, ma così per bene, che sta attenta a non toccare neanche una virgola dell'altro, che vive del proprio lavoro, è contenta di vivere, io incontro solo questi, ma non sarà il caso che veramente ormai ribattiamo questo, diciamo che questo è un paese che ha una speranza profonda, l'importante è che dice basta, speculazioni, non servono più queste case, non dice, capisco che è pericoloso, lo dico in breve. Lì c'è l'8% del prodotto interno lordo italiano, è l'edilizia, e questo modello si è fermato a Roma un po' di più, 12-13%, quindi sono decine di migliaia di posti di lavoro. È chiaro che dobbiamo essere pronti a dire do i finanziamenti per far diventare le case sicure, do i finanziamenti per far diventare le case non energeticamente folli come ci abbiamo noi che sprechiamo e ne paghiamo sulla bolletta, perché poi il scaldamento è uguale, il raffreddamento nelle stanze sempre più torbide. Oggi il mio termometrino della macchina è 34 gradi, allora, cioè, è pazzesco questo, no? Allora, se ci fosse l'intervento dello Stato, l'ultima, ma insomma poi vi devo. Sapete quanto questa cosa anche fatta bene, salvo quando hanno dato gli incentivi a mettere i pannelli solari nella campagna italiana, nelle mie marche hanno fatto gli sfracelli che me la bastavano, cioè anche 2 ettari di terreno agricolo pulito con pannelli, è sbagliato, però è giusto che abbiamo incentivato i pannelli. Lo Stato aspetta con il giro di 8 anni, 9 anni, qualche cosa più, 10 miliardi di euro. Ecco come si fa la spesa produttiva. Io ho dato 10 miliardi, c'è stato un ragazzo che ha studiato il pannello più intelligente, il fabbro che ha fatto il telaio per mettere il pannello, poi l'impresa che non ha messo in parte, poi l'economia, cioè un'economia che è stata finanziata dal pubblico. In tutto il mondo si fa così. In Germania lo vivono perché c'è lo Stato che pensa a una cosa nuova. Guardate, loro non hanno fatto comprare il comparto dell'automobile, loro hanno protetto. Io ero pazzi come noi che abbiamo svenduto la Fiat Chrysler, ci raccontano che il contratto non è così, ma poi chiuderà, a parte da Grigio Rese, ma chiuderà sono due stabilimenti, ho detto anche io. Allora questo è che utilizziamo i pochi soldi pubblici, perché credo che sono Stati Uniti, per incentivare un modello di sviluppo differente, che non è più fondato sull'espansione edilizia, sul mattone, sulla speculazione, ma è fondato sulla ricerca dei nuovi mestieri che sono